questo flusso di overdenture su locator viene utilizzato quando sono scansionati direttamente in bocca al paziente, e di conseguenza li troviamo nel file di scansione. Quindi il punto di partenza è un modello con già presenti i locator. Successivamente aver scelto una libreria adeguata si andrà a fare un allineamento analogo a quello che abitualmente facciamo con gli scan body. A questo punto, dopo aver allineato tutti quanti i locator, procediamo. Gestendo come sempre i bordi e tutte le parti di spaziatura per poi creare l'alloggio per l'incollaggio. Accendiamo il nostro wax up mettendolo in trasparenza e andiamo a verificare che non ci siano parti esposte dei locator. In tal caso con gli strumenti di freeform correggiamo il volume. Giunti a questo punto, siamo pronti per l'integrazione tra il wax up e i locator stessi. Si creerà una booleana dove saranno lasciati gli spazi necessari per i locator, e dall'albero del modello in alto a destra, possiamo accendere tutti gli accessori che sono stati precedentemente importati dalla medesima libreria. Questo è un flusso molto veloce per poter lavorare direttamente sui locator scansionati. Dal nostro albero modello possiamo accendere, volendo anche gli accessori reali, in una visione virtuale.